la scena ha confermato di essere massiccia, secondo me, in questi anni, anche superando, cioè, non so, io questi anni ho sentito diverse volte dire no, ecco, è finita, no, l'hip-hop sta calando, non sono più in classifica tutti, come mentre invece poi cioè, passano due settimane ed esce un altro disco che si riprende tutta l'attenzione, per cui ecco, a me sembra ormai tutto, direi, abbastanza consolidato e quindi maturissimo per fare un festival di questa portata. Poi è anche sotto gli occhi di tutti il fatto che, ecco, noi siamo stati un po' pionieri, no? Con l'arena, i tantissimi forum, però adesso vedi che altri artisti lo fanno, insomma si è aperta una nuova stagione live per i rapper italiani che hanno conquistato i palazzetti, hanno conquistato spazi come l'arena. Quindi insomma era giusto, secondo me, conquistarsi anche un festival che non fosse un festival ibridato con altri generi, no? Perché poi esistono altri festival in cui ci sono dei rapper. Però è la prima volta, mi sembra da anni, che c'è un festival pensato creativamente da un rapper e con ospiti rapper. Ecco, spesso si fa, secondo me, l'errore di pensare che il rap abbia per forza bisogno di elementi altri a rap, mentre invece io voglio dimostrare anche con questo festival che si possono fare delle grandi esibizioni senza appunto ibridare per forza questo genere con altri canoni estetici. È un'estetica diversa da quella del rap. Sì, anche perché è in Italia che alle volte vengono più queste polemiche, no? Il fatto di non avere una band suscita più scalpore in Italia che non all'estero, ad esempio, no? È anche vero che non è facile rendere a volte degli spettacoli hip hop interessanti senza costruirci. L'hip hop soffre in certi contesti, secondo me, per esempio nel contesto della gente seduta, nel contesto in cui non hai la possibilità di creare uno show, è ovvio che non è la presenza di una band che suona, che riempie già da sola uno stage in un modo diverso, quindi è importante fare delle performance, secondo me, curate. Penso sì, sarà emozionantissimo, non so cosa dirti di una cosa che ancora deve succedere, ma no, sono molto contento ovviamente di fare questa cosa gigante a Milano e beh, come penso tutti i milanesi, gioia e dolori. però beh, sono molto affezionato alla mia città, al mio quartiere, alla storia che abbiamo creato qui. Abbiamo fatto 6 palazzetti, è stata una cosa travolgente, per cui sì, ti direi che è fondamentale Milano, insomma. In questo momento è ormai da anni capitale della musica, quindi è un doppio, oltre ad essere la mia città, è anche la città più importante per la musica in Italia, insomma, dove avvengono le cose più importanti, più grosse. L'influenza che c'è, che una città come Napoli ha sul rap e la caratura degli artisti che Napoli offre, oltre che Napoli è una città musicale del sud per eccellenza. No, hai ragionissima, figurati, è una cosa che pensiamo sempre e che cerchiamo, per esempio, non so, per cui mi sono battuto nell'ultimo tour dei palazzetti, malgrado, come ben sai, a volte è difficile incontrare strutture, ci sono sempre dei problemi che non devo stare qua a raccontarti, soprattutto per quanto riguarda Sicilia e Calabria, però, ecco, mi sono battuto per avere nei miei concerti anche in Sicilia, perché tutti sanno che sono siciliano. Per quanto riguarda una cosa così grossa di questa portata, ecco, lascio anche la parola, ma penso che sia difficile a livello proprio tecnico, no? Che questo, insomma, che poi già lo è, perché i numeri sono già immensi, per cui speriamo che il festival vada bene, sia un successo e che questo sia un format che possiamo portare da più parti, e sarebbe un sogno farlo anche in una città come Palermo, ovviamente. Quanto meglio verrà il festival, quanto più la risposta sarà bella, quanto più saremo gasati da questa cosa, quanto più cool sarà il pubblico, quanto più ci sarà voglia di riproporlo e di rifarlo. Però non sono cose che non credo neanche che Coachella abbia la prima volta pensato, diventiamo. Nessuno sa cosa può succedere prima di farlo, ecco, quindi.